Il risultato premia il Verona, che disputa una gara tatticamente impeccabile, lasciando scoprire gli avversari e operando di rimessa. Ma il risultato condanna pesantemente il Torino, troppo sfortunato per non avere diritto a documentate recriminazioni contro la sorte. Se Junior ed Ossena non dilagano, come altre volte a centrocampo, è perché la cerniera Brigel di Gennaro Tricella li obbliga a lavorare la palla in spazi ristretti, laddove la velocità va a scapito della precisione. Quegli spazi che sul fronte opposto fanno i Galderisi, appoggiati da Bruni e Marangon, sfruttano con spietata aggressività, come dimostra il gol di Brigel. Il tedesco approfitta di due respinte corte di Martina e Danova e fa leva sulla stazza da culturista nel fragoroso impatto piede-palla. Il Torino perde Ferri, stirato, ma non la testa, e agguanta il pareggio con una incornata di Dossena su cross di Schachner. Il Verona, privo del mastino Ferroni oltre a Del Chiaer, patisce, almeno nel primo tempo, l'avverve dell'austriaco. Qualche imprecisione nell'impostazione della manovra impedisce ai Granata di proseguire il forcing, rimandando allo scadere del tempo un'altra occasione d'oro che Galbiati manca. È sempre i grossi avvenimenti, eh? Grossi avvenimenti anche, soprattutto perché ce l'hai avvocato. Si sta divertendo questo primo tempo. È la più bella partita che ho visto quest'anno. Verona merita veramente questo primo posto in classifica. Il Verona? Ma mi pare da come si è abbattuto oggi lo merita, certo. Chi vorrebbe lei dei giocatori del Torino e del Verona nella sua Juventus, avvocato? Chi vorrei? Vorrei Tricella, vorrei Brigel, vorrei Junior. Ma gli stranieri ci sono i limiti, quindi ci limitiamo a Tricella. Per quanto riguarda questo campionato, secondo lei come vede questa differenziazione di valori? Tutto sommato si parlava della grande Juventus, della grande Roma, della grande Inter, ma in testa c'è Torino e Verona, due, non dico comprimari, ma non certo valori ai vertici. Cioè lei mi dice come vedo la Juventus? Certo. Io dico che la Juventus e i juventini si devono anche abituare a perdere qualche volta. No. Grazie avvocato, arrivederci, molto gentile. Nella ripresa il Torino cerca i due punti e il Verona non chiede di meglio, facendo scattare con Galderisi e Marangon il diabolico contropiede della banda Bassotti. L'agilità si conferma l'arma vincente di un collettivo che la potenza di Brigel quest'anno ha completato. Ma direi che parlare delle scudettole è ancora prematuro, ci sta bene essere in testa e mi auguro che il vantaggio anche aumenta. Noi non ci faremo condizionare dai punti di vantaggio, perché i punti di vantaggio ci permettono di giocare per vincere anche perdendo, perché abbiamo un grosso vantaggio. Poi quando sarà la primavera vedremo quale sarà la classifica e cominceremo a tirare le conclusioni, pensarci sopra, ma adesso noi dobbiamo giocare in questa maniera qua e basta.